Ciao a tutti e benvenuti in Tessila News. Quest'oggi la parola d'ordine è elasticità. Parliamo infatti di un cordino particolare rispetto a tutti gli altri, proprio perché non presenta la classica rigidità e resistenza dei cordini, ma si tratta appunto di un prodotto elasticizzato e quindi questo consente una scorrevolezza incredibile durante la lavorazione e consente quindi di non affaticare le mani e di realizzare progetti facili e veloci. Quest'oggi analizziamo il Chobin. Vediamolo! Partiamo quindi analizzando la sua caratteristica principale. Si tratta quindi, come potete notare, di un cordino elastico, composto infatti da nylon e poliestere e con una struttura circolare dal diametro di circa 3 mm, ovviamente da considerare a riposo, e una lunghezza di circa 150 metri. Si presenta in rocca da 300 grammi ed è consigliabile in questo caso l'utilizzo di uncinetto che va dal 5 al 7. Ovviamente questa elasticità è l'ideale proprio per consentire quei lavori compatti e appunto elastici, realizzando magari progetti con punti fantasia. Vediamo quindi la colorazione viola e passiamo adesso a tutte le altre colorazioni. Analizziamo adesso le quattro splendide tonalità calde del Chobin, quali il bordeaux, verdone, marrone e beige. Ricercatissime poi le tonalità del salmone, Tiffany, giallo e jeans. Passiamo adesso alle tonalità brillanti del rosso, bianco, bluette e nero. E concludiamo con i quattro splendidi cipria, grigio, glicine e petrolio. Con il nostro esclusivo Chobin e questa vasta gamma di colori sarà possibile dare il via alla realizzazione dei nostri amati complementi d'arredo. Immaginate infatti di realizzare un pratico organizer in modo tale da riporre all'interno tutti gli oggettini vari, tra cui anche la bigiotteria oppure i nostri prodotti di cosmetica, o ancora immaginate di realizzare dei pratici accessori che andranno ad arricchire il nostro outfit, o ancora ovviamente diamo spazio alla nostra amatissima borsa. Infatti il Chobin ci consente proprio di realizzare questi punti fantasia, questi lavori compatti che possono richiamare quello stile molto in voga, tipico degli anni 60-70, e non a caso infatti la Fata Tuttofare ha realizzato un progettino che richiama proprio questo stile, che è appunto la borsa Chobin, dove viene realizzato il punto a rete per realizzare questa borsa e vengono uniti tre splendide colorazioni, ma potrete realizzarlo anche con una o soltanto due colorazioni. Quindi non resta che cimentarvi. Io nel frattempo vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, di attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!